Salve, oggi preparerò il brodo di carne. Facilissimo da preparare. Il mazzetto con gli odori lo preparo io, ci manca solo l'aroma della piantina del piperno. Allora, una bella cipolla che già ho precedentemente sgusciato, due carotine. 5 pomodorini, in questo caso sono pomodorini del pennolo, ma potete mettere anche i pomodorini normali. Prezzemolo e una bella costa di sedano. Ho comprato 700 grammi di corazza e mi sono fatta dare un bel nervetto. Purtroppo il mio chianchiere, macellaio in napoletano, il mio chianchiere non aveva l'osso di ginocchio e quindi il brodo di carne lo faccio senza l'osso dà più sostanza grassosa al brodo, meglio così, viene più leggero in questa maniera. Andiamo a procedere. Una bella pentola alta. Spezziamo così il prezzemolo. Spezziamo anche la costa di sedano. Mettiamo le due carotine, le divido a metà. La cipolla la divido a metà. L'appoggio perché se no mi taglio e mi divido la mano a metà. Ecco qua. Mettiamo i pomodorini. Mettiamo il nervetto e aggiungiamo anche la carne. Aggiungiamo l'acqua. Facciamo coprire il tutto. Aggiungiamo l'olio. Mettiamo il sale doppio. Accendiamo la fiamma prima a fuoco vivo, bello alto. Copriamo e quando comincerà a prendere calore, abbasseremo la fiamma. Sono passati 10 minuti dall'accensione, adesso possiamo abbassare la fiamma e facciamo cuocere per 2 ore e mezza, 3 ore, dipende dalla tenerezza della carne. A dopo. Sono passate 3 ore, la carne è cotta, la forchetta si inserisce all'interno. Come potete vedere, spegniamo e attendiamo che il brodo raffreddi. Ora dobbiamo filtrare il brodo. Prendiamo il mestolo.
prendiamo il brodo che ci occorre. Brodoso, brodoso. Questo lo possiamo anche mangiare. Lo riscaldiamo, adesso lo rimetto qui dentro. Riscalderò il brodo e mangerò sia la carotina che il pomodoro. Questo bel nervetto, guardatelo qua come è carino. E poi la carne. Dove sta la carne? Eccola qua. Ovviamente filtrerò di anche per la carne. La carne la farò all'insalata con cipolline, olio, un po' di sale e il limone. Spremuto. Poi magari metterò anche una ricetta, tanto per. Come pasta nel brodo possiamo mettere gli spaghetti spezzati, spezzeremo a mano, oppure le farfalline all'uovo, le gocciolette, i tubettini. Io in questo caso ho optato per le farfalline all'uovo. Sta bollendo, buttiamo le farfalline nel brodo. Mi raccomando, non bisogna aggiungere il sale perché già il brodo lo abbiamo salato quando è stato cotto. Non aggiungiamo sale. Aspettiamo la cottura delle nostre farfalle. Copro. 10 minuti. Ciao. Farfalline sono nel piatto. Ora aggiungeremo una bella spruzzata di parmigiano reggiano oppure, se preferite, pecorino romano grattugiato. Chiameremo i commensali e auguro a tutti buon appetito.